Insieme con Gianluigi Cassandra, candidato sindaco di Salerno, questa prima iniziativa qui nel centro storico a via Camillo Sorgente. Ci spieghi un po' di cosa si tratta? Sì, Giancarlo Daniello, Sì. coordinatore provinciale di Fare. Abbiamo voluto iniziare questa nostra uscita per Salerno dal centro storico, che è la no il nostro fiore all'occhiello. Possiamo dire, parafrasando un celebre libro, Cristo si è fermato a Eboli, possiamo dire che il turismo si è fermato a Santa Maria della Consolazione, perché siamo in una strada che ha due estremi. Probabilmente la zona forse paesaggisticamente più bella di Salerno, ma al tempo stesso probabilmente una delle più degradate di Salerno. Siamo tra due complessi conventuali, i due ex carceri, maschile e femminile, in uno stato di completo abbandono. Ci sono state dei progetti, delle proposte per rilanciarli nel nulla, finiti nel nulla. Noi vorremmo che questa, che è veramente una delle zone più belle, prima quando abbiamo provato a percorrere questa strada abbiamo trovato turisti che vengono qui, stavano due stranieri che facevano selfie in questa zona e li facevano tra le siringhe, quindi zona di marginalità totale, siringhe di tossicodipendenti, in una, ripeto, una delle zone anche storicamente più importante. Teniamo presente che questa strada congiungeva il centro storico longobardo con il castello Arechi, quindi attraversata dai principi salernitani longobardi, si pensi a Gitulfo II, Arechi o Roberto il Guiscardo, il Normanno. Allora noi non possiamo, per una città che si vuole definire città turistica e un centro storico longobardo, lasciare questa parte di Salerno in questo degrado. Ecco, Gianluigi Cassano, quindi nel suo programma si riparte diciamo, da una sorta di bonifica dei posti turistici di Salerno, ci dica un po'. Ripartiamo dalla riqualificazione del centro storico, uno dei centri storici più belli d'Italia. Non c'è bisogno di effetti speciali, non c'è bisogno di grandi opere per riqualificare il nostro centro storico, c'è bisogno di piccoli interventi, interventi di manutenzione delle strade, di pulizia, di decoro di uno dei posti più belli d'Italia. Rifaremo con dei project financing, riqualificheremo i due carceri. Lo possiamo anche vedere, guardate che spettacolo degradante. Ci si possono fare con dei progetti intelligenti a basso costo delle residenze universitarie qua a Salerno, perché non tutti debbono necessariamente andare a vivere vicino l'università. Ci si possono fare degli ostelli per i turisti a prezzo contenuto e che guardate che panorama che offre. Dobbiamo riaprire la strada, lì c'è una strada se si può riprendere, che è bloccata. Fate vedere perché c'è stata una frana ed è così da tempo ormai. Quella è una strada che conduce verso il castello, dove ci si può fare trekking, ci si possono fare passeggiate, ci si possono invitare i turisti. Ecco, insomma, perché si deve venire qua e guardate, trovare siringhe, trovare immondizia. Siamo nel cuore del centro storico della nostra città. Basta con gli effetti speciali, basta con Steven Spielberg e Star Wars. Abbiamo bisogno di una Salerno normale.